In questa puntata abbiamo provato la nuova Peugeot E208 100% elettrica che ci ha riportato indietro nel tempo per poi fiondarci nel futuro. In un inedito servizio tutto social vi raccontiamo la nostra esperienza elettrizzante. Orazio Pagani, un uomo, un mito. Siamo stati a trovarlo nella sua fabbrica atelier di San Cesario sul Panaro. Ecco cosa ci ha raccontato. Continua l'ibridizzazione della gamma Subaru con il motore e-boxer che approda ora anche su Impreza. L'abbiamo provata per voi. 110 anni e non sentirli. Alfa Romeo ha fatto festa al Museo di Arese, aprendo le porte, anche le più segrete, agli appassionati del biscione. Venite a scoprire con noi la storia del successo. Si torna in pista. Umberto Zappelloni, nella sua rubrica Top Speed, ci prepara alla ripartenza. In chiusura, nelle pillole di Autolink, il Salone di Ginevra 2021. Ora allacciate le cinture, perché si parte! Una Etrina è la nuova Peugeot 208 che oggi è disponibile con tre diverse motorizzazioni, benzina, diesel e 100% elettriche. La vera erede della mitica 205 GTI è forse la versione a zero emissioni, la E208. Non tanto per la velocità massima, quanto per la potenza di 136 cavalli e la coppia massima di 260 Nm. Per accelerare da 0 a 100 orari bastano 8,1 secondi, pressoché identici ai 7 secondi e 8 decimi dell'indimenticabile Peugeot 205 GTI 1009, un vero scatto felino. Il baricentro è molto più basso rispetto a una vettura tradizionale, grazie alle batterie posizionate sotto il pianale. Si produce così un effetto go-kart. La E208 resta attaccata alla strada con trasferimenti di carico davvero minimi. Il generoso pacco batterie agli ioni di litio da 50 kWh permette un'autonomia di 340 km secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP. Il pieno di elettroni si effettua in poco più di 30 minuti presso le colonnine di ricarica rapida da 100 kW, ma si può anche utilizzare una presa domestica standard da 220 V, anche se l'ideale è una wallbox, magari da 7 kWh. All'interno dell'abitacolo di nuova 208 debutta il Peugeot iCockpit 3D di nuova generazione, oggi tridimensionale. La profondità è creata dalla sovrapposizione di due schermi, un elemento che contribuisce a esaltare l'esperienza di guida. Le informazioni più importanti sono visualizzate in primo piano, tutto il resto nel secondo piano visivo. L'effetto tridimensionale è davvero piacevole. Inoltre, secondo gli ingegneri, questa tecnologia permette una migliore reattività del guidatore quando sul quadro strumenti compare un messaggio di pericolo. Dai test effettuati, risulta che in una frenata di emergenza da 100 orari si guadagnano 15 metri di spazio di arresto. Avete fatto i calcoli? Peugeot punta sempre molto sulla sicurezza. Sul nuovo 208 sono disponibili sistemi ADAS che consentono una guida autonoma di livello 2, il massimo oggi permesso dalla legge. Affascinante la tastiera a effetto pianoforte, posizionata sotto il display centrale. È inconfondibile la firma luminosa che distingue immediatamente il frontale felino della nuova Peugeot 208. Un leone che morde la strada, ma in totale silenzio. A
Avremmo dovuto ammirarle a Ginevra, ma essendo stato annullato il salone, abbiamo deciso di andare alla fonte per toccare con mano le due novità di Pagani, la Imola e la Huayra Roadster BC. Già che c'eravamo, abbiamo approfittato per visitare il Museo Pagani e dare una sbirciatina a uno dei più esclusivi atelier di Hypercar. La nostra guida? Orazio Pagani in persona. C'era una grande aspettativa in generale, ecco, come quando c'è Ginevra o c'è Pebble Beach, c'è tanta gente che aspetta questo. Diventa anche un'occasione per stare insieme con i clienti o con gli appassionati e toccare con mano un po' le macchine. Perciò questo indubbiamente è mancato. Non è mancato però il contatto con i clienti, perché abbiamo organizzato diverse iniziative anche con dealer di tutto il mondo, perciò abbiamo virtualmente incontrato i clienti, poi abbiamo comunque un bellissimo rapporto con loro. Infatti tutti vogliono guidare, tutti vogliono non vedermi, cioè ogni giorno mi arriva un qualcosa che mi dice: ma quando facciamo un raduno, quando ci vediamo, non vedo l'ora di poter viaggiare per venire in fabbrica, eccetera. Perciò questo è stato un problema, credo, non solo per noi ma per tutto il mondo. La Imola viene fatta in 5 esemplari e queste macchine erano già vendute appena le abbiamo cominciato a fabbricare, perciò adesso stiamo facendo l'ultima, la numero 5, e rimettendo a posto quello che era il nostro prototipo per i test, e abbiamo completato praticamente questo programma Imola. Per quanto riguarda invece la BC Roadster, che era l'altra novità, diciamo, di Ginevra, siamo adesso alla numero 7 come costruzione, 3 sono già in montaggio, perciò sta andando avanti questo programma che completeremo nell'arco del prossimo anno. Noi investiamo sempre tanto in ricerca e sviluppo e non ci fermiamo mai in questo senso. I clienti hanno una forte aspettativa, perciò siamo sempre molto così spinti, motivati dalla richiesta che ci viene fatta. Stiamo lavorando sul progetto della C10, che è la nuova macchina che presenteremo nel 2022, perciò siamo già partiti 4 anni fa, siamo un po' lenti a fare le macchine, però diciamo, sono anche complicate le nostre macchine. Questa è una macchina completamente nuova, che nel 2022 presenteremo questa macchina qua, che monterà il motore del nuovo V12 V-Turbo, con cui andremo avanti fino al 2026. Perciò AMG devo dire che ha fatto un motore straordinario, perché si conforma alle normative americane fino al 2026. Non sappiamo ancora bene come saranno i valori dell'Euro 7, ma sembra che è stata spostata leggermente più avanti, ma tendenzialmente il motore potrebbe essere in grado di superare anche questo. In questo momento il motore si conforma agli standard più alti della California, che sono quelli più impegnativi a livello, diciamo, mondiale. Stiamo lavorando anche nel progetto di una macchina completamente elettrica, al momento è un progetto di ricerca. Nessuno ci ha mai chiesto, né un dealer né un cliente ci ha mai chiesto una macchina elettrica, però è una sfida che stiamo portando avanti. Contemporaneamente stiamo portando avanti un modo di poter caricare le batterie di questa macchina elettrica, così diventa più, diciamo, più compatibile con il nostro modo di pensare. Se qui a San Cesario produciamo energia con il petrolio o col carbone per poi caricare le batterie di una macchina che girano a Modena non inquiniamo, però qui a San Cesario sì. Ecco perché stiamo lavorando in questo progetto, che la nostra idea era presentarlo entro la fine dell'anno, probabilmente con i ritardi legati al Covid sarà presentato il prossimo anno, ma è un progetto che va nella direzione di rendere le nostre macchine abbastanza autonome. Tutti i clienti sono più esigenti di me, perché loro pagano,
perciò hanno tutto il diritto di essere esigente. Io sono esigente anche quando faccio fare qualche cosa, però diciamo che noi pensiamo che il cliente sia veramente ancora più esigente di noi, perciò ci dobbiamo impegnare tanto per cercare di livellarci e poi di aumentarlo. Vi ricordate la Subaru XV e-Boxer che vi abbiamo presentato qualche settimana fa? Ebbene, dopo la XV e la Forester lanciata a inizio del 2020, è adesso la volta della Impreza che monta anch'essa il nuovo motore e-Boxer. Il sodalizio tra il motore termico, un 2 litri 4 cilindri Boxer naturalmente, e il motore elettrico, ovviamente abbinato alla simmetrica LVD come da tradizione per Subaru, fanno della Impreza la terza proposta con motorizzazione ibrida Subaru. Come le altre sorelle ibride, anche la Impreza può vantare così una potenza supplementare di 16,7 cavalli fornita dal motore elettrico e una coppia di 66 Nm che si aggiungono al già generoso motore da 150 cavalli e 194 Nm di coppia. Così facendo la potenza e le prestazioni in generale aumentano di un bel 34%, pur diminuendo di un 10% i consumi medi. L'efficacia di questo sistema di propulsione è soprattutto godibile in città o nel traffico stop and start lento, anche perché essendo dotata dell'Active Cruise Control si può delegare praticamente la guida al sistema EyeSight, che è di serie su tutte le Subaru ormai da un po' di tempo e che permette di gestire la distanza dalla macchina che precede e di accelerare e frenare anche ripartendo da ferma. Questo permette alla macchina di partire in modalità completamente elettrica, l'autonomia 100% elettrica è di appena 1,6 km, ma è proprio quello che serve per le ripartenze, diciamo, delicate al semaforo oppure nel traffico. La batteria agli ioni di litio è da 118 volt, si spiega così la limitata autonomia in modalità elettrica, che non può essere inserita manualmente, quindi il sistema che in autonomia sceglie quale sia il modo migliore di procedere, se in elettrico, con il termico o in modalità ibrida. Tutto questo lo decide in funzione della pressione del pedale dell'acceleratore che esercitiamo. Nonostante una riduzione sensibile dei consumi del 10%, come dicevamo, le prestazioni sono di tutto rispetto di questa Impreza e-Boxer. Può raggiungere i 197 km all'ora di velocità massima e ha uno scatto da 0 a 100 di poco superiore ai 10 secondi, 10,7 per la precisione, che è tutto sommato accettabile. Una cosa sicuramente apprezzabile è il baricentro basso, dovuto da un lato al motore Boxer, che di per sé è più basso rispetto a un motore tradizionale, e al sistema elettrico, che comunque aggiunge un centinaio di chili di peso, e questo con la trazione integrale fa una bella coppia, perché si possono affrontare le curve veramente con piglio sportivo, pur essendo una macchina, diciamo, più votata all'ecologia. Il peso complessivo è di appena superiore ai 15 quintali, quindi tutto sommato contenuto per una macchina di 4,47 m di lunghezza, che è in grado di ospitare comodamente 5 passeggeri e i bagagli al seguito. Una station wagon moderna con la linea da crossover, insomma un bel compromesso per una famiglia dinamica e attenta all'ambiente. Basata sulla piattaforma SGP di Subaru, questa Impreza è giunta ormai alla quinta generazione, anche se in realtà in Italia sono arrivate solo le prime tre e ovviamente questa, e ne sono state vendute comunque 15.200 esemplari dal 92. Il nuovo telaio rigido permette di ottimizzare il rollio del 50% rispetto alla versione precedente, con una rigidità del telaio di raddoppiata addirittura.
e una capacità di assorbimento dell'energia d'urto aumentata del 40%. Sicurezza passiva, quindi molto curata, ma anche sicurezza attiva, a cominciare appunto dal sistema EyeSight che giunge alla terza versione e tutti i sistemi ADAS come la frenata automatica di emergenza o la frenata anche in retromarcia quando la vettura è dotata di retrocamera per evitare i piccoli tamponamenti durante i parcheggi. I display a bordo sono addirittura tre. Il primo da 4 pollici e 2 è incastonato tra il contagiri e il contachilometri all'interno del cruscotto. Il secondo da 6 pollici e 3 è a centroplancia, posizionato in alto e permette di visualizzare tutta una serie di informazioni relative alla guida, al climatizzatore, ma anche i flussi di energia tra motore elettrico e motore termico quando sta ricaricando la vettura e così via. E poi ovviamente a centroplancia c'è il display da 8 pollici touch per tutti i servizi di infotainment, compreso ovviamente Apple CarPlay e Android Auto, oltre che Starlink, il sistema di connettività Subaru che permette di accedere a internet in modo sicuro. Due gli allestimenti previsti per il mercato italiano: Style Navi, proposta a 32.500 euro con già una ricca dotazione di serie che comprende l'EyeSight versione 3, i fari a LED autolivellanti, i cerchi in lega da 17 pollici, i fendinebbie e le luci posteriori a LED, i sedili anteriori riscaldabili, i retrovisori riscaldabili e ripiegabili. La Premium, che costa 35.000 euro, cioè 2.500 euro in più, comprende anche i sedili in pelle con regolazione elettrica per il sedile conducente e il tetto apribile elettricamente. Ovviamente a questo bisogna poi aggiungere eventualmente la vernice metallizzata a 600 euro. Compresi nel prezzo sono 5 anni di garanzia anche sul sistema ibrido naturalmente e in fase di lancio anche 3 tagliandi gratuiti come sul resto della gamma e la possibilità di un finanziamento con pagamento della prima rata a gennaio 2021. Nell'estate del 1910 nasceva l'anonima lombarda fabbrica automobili, trasformata in Alfa Romeo nel 1918, quando Nicola Romeo ne prese le redini. In 110 anni di storia automobilistica, il Biscione ha lasciato un segno indelebile che pochi altri marchi al mondo possono vantare. Per celebrare questo importante anniversario, il Museo Alfa Romeo di Arese ha aperto le sue porte, anche le più segrete, a un pubblico di appassionati che oggi, come allora, apprezza il valore di un brand che ha saputo rinnovarsi nel segno della sportività, della bellezza e della velocità fino ai giorni nostri. Ecco com'è andata. Siamo qui oggi per svelare al pubblico in anteprima le nuove Alfa Romeo GTA e GTAM, 55 anni dopo il lancio sul mercato della prima Giulia GTA. Probabilmente lo stiamo facendo nel miglior luogo possibile, il Museo Alfa Romeo. Inaugurato 5 anni fa, viene riaperto oggi dopo il lockdown per un evento di cui siamo molto lieti e orgogliosi. È un patrimonio quello del Museo di Arese legato tra materiali di documentazione, quindi gli archivi, le automobili anche prototipali, tutti gli oggetti che sono stati realizzati nel corso di 110 anni e una collezione esposta divisa proprio in queste aree dove predomina la bellezza, l'innovazione e anche, come dire, la storia dei successi sportivi. Tutto in una cornice che è il centro direzionale Alfa Romeo, quindi che è diventato il museo e quindi un posto che appartiene alla storia importante di Alfa Romeo quando si trasferì dal Portello ad Arese. Il museo riapre e riapre con delle novità. Per la prima volta ritorna in esposizione l'Angelo dei Bimbi, l'aeroplano che nel 49 è stato protagonista del raid atlantico. Poi riapre con una nuova sezione dedicata alle Alfa Romeo dell'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con l'Arma, che ci ha dato in esposizione 6 automobili, e riapre con la possibilità di visitare la collezione, cioè i depositi di tutti gli oggetti, automobili, motori, trofei, modelli ed attrezzature, che normalmente non sono esposti nella esposizione permanente.
Una storia che inizia con la prima auto, ma che inizia anche con la nascita del logo Alfa Romeo. La leggenda vuole che sia stato un giovane progettista, Romano Cattaneo, che aspettando il tram in Piazza Castello abbia notato i due simboli di Milano, la croce comunale e il biscione visconteo. I due simboli si sono poi uniti nel formare il marchio Alfa Romeo, che è ancora uguale oggi, ma è stato anche lo specchio delle trasformazioni dell'azienda. Anno dopo anno si sono aggiunti piccoli e grandi cambiamenti, fino ad arrivare al logo di oggi. Prima di entrare nel cuore del museo, una sezione è dedicata alla produzione aeronautica, dall'angelo dei bimbi ai grandi motori prodotti a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Il museo è diviso in tre sezioni: timeline, bellezza e velocità. La sezione timeline racconta la storia dell'Alfa Romeo azienda, i suoi stabilimenti, i suoi personaggi, grandi e piccoli, ma soprattutto le sue automobili, a partire dalla 24HP, la prima automobile prodotta nel 1910, attraverso tutte le epoche, fino ai giorni nostri e al futuro dell'Alfa Romeo. Si sono attraversati 110 anni in cui è cambiato il mondo, è cambiata l'automobile, ma l'Alfa Romeo è sempre stato in grado di rinascere ogni volta ed esserne sempre protagonista. La seconda sezione è intitolata Bellezza, l'unica parola che non viene mai tradotta. Bellezza è la trasformazione delle forme, il car design, che in questa prima area viene raccontata anno dopo anno, ma è anche la bellezza del mondo vista da dietro il volante di un Alfa Romeo e il suo ruolo nella società. Gli anni 50 e 60 segnano l'epoca in cui l'Alfa Romeo è protagonista della pubblicità, del cinema e della vita mondana. Ma la Giulietta, fidanzata d'Italia, e Giulia, l'automobile disegnata dal vento, sono anche una dimensione industriale. Gli stabilimenti producono a pieno ritmo e le automobili vincono nelle corse. L'ultima e più appassionata sezione del museo è dedicata alla velocità. Qui si raccontano le corse, i piloti, le grandi sfide, ma si racconta anche la performance, il piacere di guida, l'eccellenza tecnologica tipica di Alfa Romeo. Il nostro viaggio inizia con una sezione dedicata alle grandi corse tra le due guerre mondiali, in cui i piloti erano considerati dei veri e propri eroi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale è un mondo nuovo. Mentre al portello si disegna l'Alfa Romeo degli anni a venire, le leggendarie Alfetta, con Nino Farina e Fangio, vincono i primi due campionati del mondo della neonata Formula 1. Sono due tra le più importanti vittorie che compongono l'albo d'oro dell'Alfa Romeo. Ma non sono solo le grandi vittorie a rendere leggendario questo marchio, sono anche le imprese impossibili, che non solo per i numeri delle classifiche, sono importanti perché fanno nascere la passione nel pubblico. Le corse sono parte del DNA Alfa Romeo e non importa l'epoca, l'automobile o la categoria, la sportività e la velocità sono i valori fondamentali di Alfa Romeo. È da qui, dal museo, dalla collezione, dall'archivio che inizia il nostro viaggio nella storia dei 110 anni di Alfa Romeo. Tanti auguri Alfa Romeo per altri 110 anni di successi. Bentornata a Formula 1. In questo weekend in Austria riparte il campionato del mondo che aveva tentato di scattare ormai parecchi mesi fa in Australia a marzo. Si riparte con una gara dietro l'altra, si riparte addirittura con tre Gran Premi in tre settimane consecutive, due sulla stessa pista austriaca, si riparte con le mascherine dei meccanici, con il distanziamento sociale, con i controlli per tutti. La Formula 1 si chiude in una bolla per poter ripartire. Ma si riparte soprattutto, secondo me, da tre domande. La prima è su Lewis Hamilton. Riuscirà Lewis Hamilton a raggiungere e superare Michael Schumacher, raggiungere nel numero di vittorie di campionati del mondo 7 e superare nel numero di vittorie di Gran Premi? Gliene mancano 7 per raggiungere Michael e 8 per poi superarlo. Parte ancora come grande favorito, anche se durante l'inverno si è dedicato ad altro, si è dedicato anche a battaglie socialmente molto interessanti, socialmente molto impegnate, è addirittura sfilato in un corteo a Londra, un Lewis Hamilton molto diverso, un Lewis Hamilton formato Muhammad Ali, formato Cassius Clay, un Lewis Hamilton che ha parlato molto di politica e poco di sport, però credo che al momento di inseguire la pole e poi la vittoria,
rivedremo lo stesso martello degli anni scorsi. La seconda domanda è: riuscirà la Ferrari a gestire la coppia che è già scoppiata, la coppia che la Ferrari ha già diviso, perché Sebastian Vettel a fine anno se ne andrà e al suo posto arriverà Carlos Sainz. Tutta la pressione è su Charles Leclerc. Charles Leclerc è stata una delle stelle di questa quarantena, è stato uno dei piloti più in vista durante la grande chiusura dello sport mondiale. La Ferrari non parte come favorita, la Ferrari parte con la paura di dover inseguire almeno nelle prime gare. C'è molta fiducia su Leclerc, speriamo che non sia troppa, il ragazzo ha le spalle larghe, ma mettergli così tanta pressione può essere molto rischioso, anche se sicuramente è un ragazzo che sa quello che fa. La terza domanda è su Max Verstappen. Sarà lui l'uomo che potrà contrastare Lewis Hamilton nella conquista del titolo mondiale? Verstappen potrebbe diventare il grande rivale di Hamilton in questa stagione, soprattutto nelle prime gare, visto che si corre su circuiti favorevoli alla Red Bull. Max non si è confrontato con gli altri nelle gare virtuali, Max sa di avere la grande occasione quest'anno. La Honda sicuramente si presenterà con un motore migliorato, la Red Bull con un telaio affinato, può essere la grande rivale della Mercedes, può concorrere con la Ferrari al secondo posto. Tre squadre per un titolo mondiale, tre domande, vedremo. Poi ce ne sarebbero tante altre, chi sarà la quarta forza, cosa combinerà Bottas, la Williams riuscirà a risorgere. Insomma è un mondiale che è comunque interessante, è un mondiale che finalmente sta accendendo i motori. Buon divertimento a tutti. Il Salone di Ginevra 2021 non si farà, come già nel 2020. Lo ha annunciato la Fondazione Salon International dell'Automobile, dopo aver condotto un sondaggio tra gli espositori del Salone che hanno detto che non avrebbero preso parte alla mostra prevista a marzo dell'anno prossimo. Un incidente di percorso che mette a rischio il più grande evento pubblico svizzero anche per i prossimi anni, tanto che la fondazione che detiene i diritti del marchio GIMS si è vista costretta a venderli alla fiera ginevrina PALEXPO S.A. In un periodo particolarmente difficile per i saloni dell'auto, questo ennesimo sgambetto al più rappresentativo dei motor show per la sua neutralità e internazionalità rischia di avere un effetto domino sull'intera industria fieristica di settore. Ruote in Pista vi dà appuntamento la settimana prossima, stessa rete, stessa ora. Nel frattempo potete seguirci sui social network e sul nostro canale YouTube con rubriche esclusive e dirette live. Tutti i link sono sul nostro sito www.ruoteinpista.com.